Piccoli comuni, una legge fondamentale che va riempita di contenuti. Naturalmente il problema più grande che oggi viviamo e che dobbiamo affrontare con questa legge è lo spopolamento. I nostri territori nell'arco di 50 anni hanno perso nelle aree marginali più del 40% della popolazione. Naturalmente questo è il problema centrale. Se non riportiamo persone, lavoro e sviluppo su questi territori, rischiamo di avere un'Italia alle spalle delle città desertificata. In ANCI il grande lavoro che vogliamo fare è quello di coniugare le politiche di sviluppo per le aree metropolitane, per le aree delle città medie e per i territori, diciamo, nelle aree marginali. Una politica che vede insieme questo paese affrontare insieme le emergenze e le difficoltà. Senza politiche di coesione, senza politiche che tengono conto delle flessibilità che sono necessarie per le politiche del territorio. Non si può pensare che un limite di numeri di bambini a scuola valga in un comune montano di 1.000 abitanti come per la città di Roma. Per cui flessibilità sui servizi sociali, sulle scuole, sulla mobilità. Non possiamo pensare che l'Italia sia solo quella del Frecciarossa. Fuori da queste tratte abbiamo un'Italia abbandonata e molte volte desertificata. Ecco, la legge sui piccoli comuni deve ripartire dal controesodo, politiche di controesodo. In ANCI stiamo lavorando a questi progetti, si parla di fiscalità di vantaggio, si parla di fondi perequativi, per appunto trovare risorse da reinvestire, si parla di diciamo, controllare l'uso del territorio e evitare per esempio il fenomeno delle terre abbandonate. Tantissimi temi, tantissime possibilità, però tantissimi temi e tantissime anche possibilità di sviluppo. Alle spalle delle grandi città abbiamo questo ovest, abbiamo questa grande suggestione, questo grande meraviglioso paese, questi bellissimi borghi che hanno la possibilità di offrire anche una nuova immagine e anzi un nuovo modello di sviluppo e anche un nuovo modello sociale dove le persone si conoscono, dove le persone hanno modo di socializzare, dove l'integrazione è più semplice, un nuovo modello che tenga conto anche della green economy e dei cambiamenti climatici. Si può ripensare a un'Italia partendo dall'Italia, perché come dice sempre il grande nostro presidente emerito Ciampi, l'Italia è un paese fatto di paesi e da lì dobbiamo ripartire.